Ora calmo, stai calmo. Ha fatto bene a venire, Meister. L'esecuzione non sarebbe legale. Sta blefando. Sta cercando di addossarmi la responsabilità del suo tentativo di evasione come la volta scorsa. Me ne frego delle tue confessioni, ma è incastrato. Era tutto un suo piano. Io non so di che stai parlando. Sto parlando di King Webber. Il gorilla. La gente che doveva superare Melissa. Dallas. L'assassino del ragazzo. Colpevole per tutte le accuse. Provalo. Provalo, Frank, e questo è il tuo problema. Tu non puoi provare un accidente. Io non devo provare niente. Io sono venuto a fare un'esecuzione. Io vi ordino di liberarmi da questa sedia. No! No! Non farlo, Leone. Non farlo. Sta calmo. Ragiona. Te la sei voluta. Paga adesso. Frank! Ti prego. Ti prego, Frank. Non uccidermi. È tutto vero. Lo confesso. Lo confesso, signor Meissner. Tutto quello che ha detto è vero. È stato un complotto. L'ho organizzato io. No, ti prego. Ti prego. Non uccidermi, Frank. Ti scongiuro. È tardi ormai. Va all'inferno, Drangol. Funziona meglio con questo. Lo metta in isolamento. Signor Braden, porti il prigioniero in isolamento. Legatelo. Signor, sì. Venite a liberarmi da questa sedia, svelti. Grazie, signor Meissner. Ho detto in isolamento. Non posso farlo. Mettete il direttore agli arresti. Signor, sì. Ho detto in isolamento. Cosa state facendo? Le manette. Fermi. Io sono il direttore di questo istituto e dovete obbedirmi. Ora basta. Quella era solo una confessione per salvarmi la vita. È impazzito, signor Meissner! Io no, ma lei sì. Finché la cosa non sarà risolta da un'inchiesta giudiziaria, noi la terremo agli arresti. Io ti distruggo. Ti distruggo, Meissner. Portatelo via. Io volevo solo scontare la mia pena. Ed è quello che farai.